Buongiorno, gentili colleghi. Quello che stiamo per visualizzare è un caso di ectrodattilia. L'ectrodattilia è una malformazione congenita dello scheletro della mano con la riduzione numerica di uno o più raggi digitali. Tale malformazione si può limitare alle sole falangi o estendersi anche alle ossa del metacarpo e del carpo, talvolta, anche alle ossa dell'avambraccio con ipoplasia o aplasia del radio e dell'ulna. In queste immagini abbiamo visto una testa regolare con tutte le strutture endocraniche regolari. Le immagini avanzano e vediamo quelle della mano destra che appare perfettamente regolare. In questo caso la malformazione in pratica è limitata alla mano sinistra, ove si osserva la presenza di due soli segmenti, come possiamo vedere, misurati nell'ordine di 9 e 10 mm, che sono riferibili verosimilmente al secondo e al terzo dito. Vediamo in queste immagini che il radio della mano sinistra è praticamente perfetto. In pratica l'alterazione si limita alla mano. L'ectrodattilia può esistere come deformità isolata o fare parte anche di malformazioni più complesse. È presente nell'ectrodattilia displasia ectodermica, labiopalatoschisi, in cui per esempio è trasmesso con carattere autosomico dominante. Ma quando, come in questo caso, interessa una sola mano, di solito è sporadica. Le immagini scorrono e ritorniamo sulla mano sinistra affetta dalla malformazione. Diciamo che il riconoscimento ecografico dell'ectrodattilia non è affatto semplice, al contrario, mentre il management ostetrico non è affatto influenzato da questa patologia. Vediamo una buona scansione in cui sono presenti entrambe le mani, la destra perfetta e la sinistra invece irregolare. Qui vediamo il labbro perché abbiamo parlato prima di malformazioni complesse e dell'ectrodattilia displasia ectodermica labio-palatoschisi. È per questo che ci ricontrolliamo le strutture che potrebbero essere interessate e in primis il labbro superiore, che invece nel nostro caso è apparso perfettamente regolare, così come sono apparse regolari tutte le altre strutture visualizzabili in questo periodo. Abbiamo visto anche una quattro camere perfetta e queste immagini stiamo passando agli arti inferiori che pure non hanno presentata alcuna malformazione. Ringraziamo i gentili colleghi e ricordiamo che se siete interessati ad un corso potete spedirci una mail e noi vi risponderemo.